Le distese di campi di cotone dello Xinjiang sono uno dei più grandi mercati da cui attinge la moda globale. Ora però marchi occidentali come H&M hanno cominciato a vietare l'uso del cotone di quella provincia cinese a causa delle sempre più pressanti accuse di utilizzo di lavoro forzato. La decisione dopo le sanzioni della settimana passata da parte di Stati Uniti ed Europa contro i funzionari cinesi per il trattamento della minoranza musulmana uigura. Credo che H&M stia seguendo l'esempio ciecamente. Suggerisco loro di esaminare seriamente la questione. Quali sono le ragioni delle sanzioni? Quali le prove? Pensano che nell'industria tessile di cotone dello Xinjiang sia implicato il lavoro forzato, ma dove hanno preso le prove? Provengono da falsi intellettuali o da resoconti distorti dei media o da cosiddette testimonianze? La Cina ha dunque sollecitato un boicottaggio patriottico per rappresaglia. I capi di abbigliamento H&M non sono già più disponibili sulle principali piattaforme di e-commerce cinese. Almeno 1 milione di uiguri sono stati detenuti nei campi dello Xinjiang, secondo osservatori per i diritti umani che accusano le autorità di sterilizzare con la forza le donne e di imporre lavoro forzato.